Buonasera Agnelli, intanto auguri perché martedì è stato il suo compleanno, martedì, no? Sì, come persona ne ho compiuti 66 anni e 9 mesi. No, scusi, no, veramente sono 47. Lei sì, ma con le plusvalenze ci sono 19,9 anni in più. Ah, anche sugli anni. Che poi io devo restituire a Ronaldo perché c'è una side letter, una lettera nascosta, che dice che gli dobbiamo restituire 19,9 anni. Non si parla di anni, ma vabbè. Sì. Quindi Ronaldo come persona avrebbe 17,1 anni. No, vabbè, guardi, il suo valore sarebbe 1,2 milioni. Perché, ma con la plusvalenza potremmo mettere più 100 milioni. Vabbè, ma no, sta avere un bilancio in activity. Sì, in activity. Come mai però adesso la Juve è in questa bufera, scusi? No? Noi, ci spieghi un po', perché è... Noi dovevamo iniziare un nuovo percorso. Ne aveva più, parlato. Cash is king, turnover vanity. Sì, l'aveva detto. Purtroppo, invece adesso Juventus, indagati. Indagati un po', sì. Iceberg, addirittura. Schiantati. Ah, come il Titanic. Ho ricordato come lo schettino del calcio italiano. Ma no. Persona. Come persona. Mi dispiace perché io mi rifacevo a Orianna. Orianna Fallaci. Orianna, con N sola, vabbè. I sensi della vita. È vero, come mai sta roba? Amare, lottare, soffrire come persona e vincere come Juve. Come Juve, vincere, poi sì. Però hanno prevalso i fatti della vita. Non tanto i sensi, ma i fatti. Che mi hanno portato a parlare di plusvalare, falso bilanciare, ronaldare e perdere. Perdere, infatti, non è stato... Peccato che non sono più nella Juve come persona. Infatti, certo. Perché avrei recuperato il concetto che il turnover is vanity. Ah, l'avrebbe recuperato. Fatturato e vanità. Infatti adesso lei non c'è più, no? Non è più nella Juve. No, perché purtroppo gli Agnelli mi hanno fatto fuori. Sì. Ecco, come mai però? Perché insomma. Perché gli Agnelli sono fatti così come lei, persone. Sì, anche lei è un Agnelli. Fanno fuori anche gli Agnelli. Gli Agnelli infatti... fanno fuori anche gli Agnelli. Ah, ecco, infatti. No, infatti perché... adesso sono l'Agnelli sacrificale. Sì, che poi in realtà tecnicamente non l'ha sacrificata un Agnelli, ma un Elkan, no? Che però era un Agnelli da parte di zio. Sì, in qualche modo perché sì. Perché la figlia di mio zio, Margherita, l'ha sposato Alain, sì. Che era un Elkan. Un Elkan, sì. Margherita, vabbè, adesso non che è mia cugina in prima, sì, non in prima persona, in prima, sì, in prima perché in prima, i fratelli ha avuto Lapo e John come persona. Sì, i figli sono John e Lapo e Elkan. A me mi ha fatto fuori il figlio di mia cugina in prima. Certo. Praticamente come vabbè, persona un cugino in seconda. Sì, comunque. Lei, ecco, però ci spieghi come è diventato presidente della Juve, che si fa una faccia un po' meno. Sono andato grazie all'anagrafe. Cioè? Come persona, a 16 anni sono andato all'anagrafe con 4 fotografie, sono uscito con la carta d'identità con su scritto Andrea Agnelli. Ah, certo! E sotto una piccolina che si potrà leggere, Andrea Agnelli. Sì. Potrai fare il cazzo che ti pare. Cioè, lei dice, certo. E io ho detto come persona, ho detto presidente della Juve. Certo, bastava l'Agnelli. Esatto. Ma adesso però che cosa farà? Dipende dal giudice. Ah beh, certo. Come persona. Certo. Io spero almeno dei domiciliari. Perché? Così gioco in casa. Ok, auguri. Auguri.